Allora, qui cominciamo avvisandovi che questo talk workshop è un workshop, per cui è diviso in due. Cominciamo con una piccola introduzione teorica, sia di cosa è la birra, perché forse voi siete interessati, magari lo sapete, però è una cosa che non è chiara a tutti, anzi abbiamo scoperto che è un mistero per la maggior parte delle persone. E poi facciamo una carrellata sui metodi di produzione dell'home brewing e a quel punto passiamo a un'applicazione pratica di Arduino. Per aiutarvi, qua c'è scritto Merduino, però Arduino, e per aiutarvi nella vostra produzione casalinga in pratica. Sì, che poi in realtà è un weekend project, che è un work in progress, nel senso che se avete idee e consigli, ben venga. Vabbè, allora io comincio a lei. Cos'è la birra? Allora, quanti conoscono questo personaggio qui? Ok, benissimo, voi sapete chi è e quindi sapete cos'è la birra. Per cui, la birra, innanzitutto è una bevanda a base di cereali fermentati, che viene speziata con varie erbe, la più comune è il luppolo, dopo ci passiamo, ma non è l'unica possibilità, e soprattutto al pub la domanda classica è bionda, rossa, o addirittura c'è chi identifica il nome, la tipologia di una birra con voglio una Guinness, che è veramente un po' triste, ecco. Quanti di voi sono a questo livello e quanti conoscono più o meno come ci si muove all'interno del mondo delle birre? Ok. Beh, comunque questo... È giusto così, è bello. È giusto così e il talk vi aiuterà a districarvi, insomma. Ok, quindi, come diceva Franklin, la birra è la prova che Dio ci ama e vuole che siamo felici. Coincidenze? l'interessato, cioè Samuele avrebbe dovuto vederlo, visto che il nostro tentativo è di fargli bere della birra prima di questo esca. E anche dell'uomo è stato questo tentativo. Ok, storia della birra. La birra non è una cosa che nasce ieri, è una storia lunghissima. E direi che tutto parte dal tentativo dell'uomo, delle prime delle società stanziali, di immagazzinare i cereali raccolti durante l'anno e di mantenerli per utilizzarli durante il resto dell'anno e magari nella stagione fredda e via così. Il grano, l'orzo, i vari altri cereali venivano immagazzinati e in condizioni di igiene precaria e di anche meteo precarie era facile che la fermentazione di alcuni lieviti partisse per i fatti suoi, per cui probabilmente qualcuno è andato lì, avrà visto della robettina liquida, strana, pastosa, ha detto metto dito, assaggio, secondo me probabilmente era una schifezza totale, però la fame è la fame, e da lì è nata la birra e il pane, per cui due cose proprio minime, direi. Il metodo poi è stato perfezionato, anche se non è la birra che conosciamo noi, sia dai babilonesi che dagli egizi. Sono come si chiamano questi qua, geroglifici? Sì. In cui veniva rappresentata la produzione della birra degli egizi. Si hanno notizie appunto dei babilonesi e in realtà nel mondo antico ci fermiamo un po' qui, perché c'è una grossa divisione tra i paesi dove sono stati privilegiati i prodotti della vite e i prodotti dei cereali, per cui, come sapete, il Nord Europa era un periodo un po' turbolento e non si hanno notizie precise. Nell'impero romano invece il vino viaggiava alla grande nelle polis greche e via così, e quindi la storia del mondo antico si interrompe lì. Ritroviamo la birra nel Medioevo, quando col crollo dell'impero romano le condizioni di vita si sono abbassate notevolmente,
la necessità di acqua potabile era una era un bisogno molto impellente, difficile da risolvere, e quale metodo migliore di rendere potabile l'acqua se non farci della birra, che permette di ammazzare e renderla buona dal punto di vista, ammazzare i vari batteri eccetera e renderla buona dal punto di vista biologico, ma anche di coprire eventuali gusti sgradevoli delle fonti dubbie di approvvigionamento dell'acqua, insomma. Passiamo poi, qua non c'è, non è indicata nella, forse no, no, non è indicata il passaggio successivo nella storia della birra, che la fa diventare qualcosa di simile a quello che di quello che conosciamo noi adesso, è il bisogno di conservazione e di trasporto magari l'esempio classico è dalla Gran Bretagna verso il resto dell'impero britannico. La birra bisognava trasportare la birra senza che andasse male nel frattempo, per cui è stato introdotto l'utilizzo del luppolo in maniera estensiva, e a questo punto il luppolo ha permesso anche di giocare sugli aromi e sull'amaro, che oggigiorno è una caratteristica fondamentale di una birra. L'ultimo passaggio è l'industrializzazione. Da questa foto capite i nostri gusti in fatto di birra, e per cui passiamo a un ulteriore avanzamento dal punto di vista della conservazione, la pastorizzazione e altri, la filtrazione. E c'è stato anche un cambiamento nella scelta dei lieviti per una facilità di produzione di un prodotto sempre fedele a se stesso, cioè produrre una birra che sia sempre uguale ogni volta che la produzione viene avviata. Vai. Sì, uno dei grossi problemi che hanno adesso le produzioni artigianali, che vanno tanto di moda, è quello di dare al cliente sempre lo stesso gusto, perché anche piccole variazioni durante la produzione, che voglio dire una temperatura leggermente più alta, leggermente più bassa, alterano a volte anche notevolmente il gusto della stessa birra. E per noi che siamo dei consumatori insomma, ventunesimo secolo, siamo abituati a avere il prodotto standard, per cui non riesco ad accettare che la Moretti oggi abbia delle note agrumate e domani abbia delle note tropicali. Deve essere uguale, perché a me piace quel gusto là. E i tipi di produzione industriale e la scelta dei lieviti che viene fatto, che dopo vedremo, rispecchiano questa necessità, e questo ha portato anche però all'appiattimento dei tipi e degli stili di birra che si trovano ad esempio al supermercato. La Moretti e la Peroni, tutto sommato, sono la stessa bevanda. Se assaggiamo altri tipi di birra, abbiamo delle bevande molto diverse, che l'unica cosa in comune che hanno è il nome birra, insomma. Questo. È una foto vera, e mi sembra sia stato un incendio qualche anno fa nella loro sede di Bari. E comunque l'artefice di questa ultima trasformazione in realtà è questa birra qui. Questa è la base di tutto quello che bevete quando comprate qualcosa al supermercato attualmente. Poi vedremo perché. Ok, gli ingredienti della birra, giusto per non lasciare niente indietro e chiarire ogni dubbio. Prima cosa è l'acqua, il malto di cereali, di solito orzo, i lieviti e luppolo. Ok, è una scomoda verità da dirvi, ve la dobbiamo rivelare, ma purtroppo c'è dell'acqua dentro la birra. E è così, e dovete convivere con questo tragico... questa tragica verità. Esatto, ok, per cui c'è l'acqua, e questo è stato uno dei primi...
è un motivo per cui nel mondo, soprattutto in Europa, sono stati sviluppati diversi stili di birra, perché influenzava in maniera pesante il gusto, per cui il successivo affinamento delle varie tipologie di birra. Adesso non più, ma... Poi c'è il malto d'orzo. Ok, l'orzo sapete tutti cos'è, magari anche gli altri tipi di cereali, ma chi sa cos'è il malto? Bene. Davvero nessuno sa cos'è il malto? Ok. E meno uno c'è. Allora, per farvela semplice, il malto non è altro che lo stesso cereale che viene portato a una temperatura e a un livello di umidità tale da fargli pensare, adesso non è vero, ma intuite, ecco, di fargli pensare di essere in primavera e quindi di dover germinare per far nascere una nuova pianta. In questo procedimento cosa fa? Trasforma il proprio amido e zuccheri complessi in zuccheri più semplici per la moltiplicazione cellulare che andrà a fare. A questo punto si prende il seme e lo si ammazza in modo da poter avere questi zuccheri semplici a disposizione per le proprie preparazioni. Un sacco di aborti, insomma. Dicevo, il malto d'orzo è quello più comune, ma non è una scelta obbligata. A volte potrebbe essere anche una scelta differente, potrebbe essere sintomo di una scelta a risparmio, tra l'altro, per cui prestate attenzione. Ad esempio la Moretti usa dovrebbe il mais. Esatto, dovrebbe avere il mais. Il mais costa molto, molto meno. Altre birre commerciali usano il riso, tra l'altro con processi anche più complessi che prevedono la gelatizzazione del malto, a volte anche in termini chimici proprio. Ok, poi abbiamo il lupolo. Altra domanda uguale a quella di prima, ma chi sa cos'è il lupolo? Ok, adesso io non so se sia un termine italiano, ma qui nel Veneto per gli altri si chiama bruscandoli. Ok, ovviamente i bruscandoli sono selvaggi e hanno dei gusti a caso. La produzione dei lupoli invece viene selezionando delle qualità che hanno determinati canoni di aroma. E giusto perché per chi simpatizza le tematiche più come potrebbe finire? Beh, sappiate che è una parente stretta della ganja. Ah. E infatti non è un caso che sia pieno di polline, aromi vari e altre sostanze. Sì, e l'odore si può fumare? Non abbiamo provato. Non c'è dato di saperlo. Però posso dirti che in alcune birre artigianali dove viene usato tanto lupolo, l'odore ricorda molto quello della marijuana. Adesso non so perché lo so, ma te l'ha detto un amico sicuramente. Sì, me l'ha detto un amico. Forse. Sì. Ma sua cugina è anche suo amico, perché è uno che tratta di queste cose qui. Vabbè, e come abbiamo detto, viene utilizzato per donare gusto a me, quindi l'amaro della birra, gli aromi e aiutare la conservazione. Bene, qua c'è il lievito. Innanzitutto il lievito sono dei funghi unicellulari, si chiamano saccaromiceti. Ce ne sono di varie tipologie, dopo andiamo a vedere di preciso quali sono. Ok, questi funghi possono consumare gli zuccheri che trovano a disposizione in due maniere. Possono fare una respirazione aerobica, per cui consumare l'ossigeno, e questo gli permette di moltiplicarsi. Oppure in assenza di ossigeno consumano in respirazione anaerobica, e praticamente questo li porta a produrre alcol e anidride carbonica, che è quello che interessa a noi quando facciamo la birra in pratica. Per spiegare bene questo procedimento, è una metafora un po' dura, però alla fine la birra non può raggiungere particolari livelli di grado alcolico. Questo perché alla fine, quando il lievito finisce il proprio lavoro, è come soffocasse all'interno dei propri escrementi. Quindi diciamo che ha un suo limite e lì finisce.
Ok, i lieviti possono essere selezionati dall'uomo, e infatti viene fatto con una certa precisione, sia per gusto che per tipologia di fermentazione, oppure possono esserci dei lieviti selvaggi e li potete trovare in qualsiasi... ad esempio, quando mangiate una mela e ha la buccia leggermente ammaccata, e togliete la buccia ed è marroncina sotto, quelli sono degli lieviti selvaggi che stanno consumando gli zuccheri della mela. Oppure sugli acini di uva, quella sostanza cerosa che c'è sopra, che gli dà un po' di opacità, quello là è tutto lievito. Ok, e addirittura c'è chi utilizza, di solito per fare la birra si usano quelli selezionati, e questo mi sembrava chiaro. Però in alcuni posti, tipo il Belgio, vengono prodotte delle birre direttamente utilizzando i lieviti selvaggi della zona. E qua noi vi potremmo dire in maniera politicamente corretta che sono birre un po' particolari, mentre io e lui abbiamo concordato prima che ci fanno cagare. Sì, però okay. Se parlate con i beer geek, cioè con le persone che sono in piena fissa per la birra, sono le birre più buone del mondo. Cioè, perché alla fine sono acide, sanno un po' di aceto, ecco. Sono le lambic, le famosissime lambic, ci sono poche cantine, Cantillon, trovate su qualche negozio specializzato. Vabbè, sono così buone che mi fanno schifo. Però anche a me fanno abbastanza cagare. Perfetto. Ok, detto questo, quelli erano gli ingredienti, li misceliamo assieme e otteniamo una marea di tipologie differenti di birra. Che è un po' diverso dalla bionda, la rossa e la Guinness. Ok, allora, qui non riuscite a leggere i nomi, neanche lì si riesce in realtà. L'importante è vedere che sono due famiglie in realtà. E da qui si diramano sotto tipologie. Adesso va molto di moda spacciare in qualsiasi pub le cosiddette IPA, l'IPA, magari le avete già bevute, assaggiate o sentite nominare, sappiate che appartengono a questo tipo di birra, le ales. Le ales cosa hanno di particolare? Allora, innanzitutto il loro lievito è cosiddetto un lievito ad alta fermentazione. L'alta fermentazione avviene a una temperatura maggiore delle altre birre. È il primo tipo di birra con un lievito selezionato, per cui è il genere più primitivo di solito, a parte le lambic. Il gusto è generalmente un po' più complesso e sono tipiche dei paesi come la Gran Bretagna oppure le colonie, anche il Belgio, sì, è vero. E questo è tutto per le ales. Alla fine, dopo abbiamo le lager, scusate qua, però in realtà non ci piacciono. Potrebbe essere una fabbrica molto grossa, ma vabbè. È un magazzino che in tedesco si dice Lager, e poi l'hanno usato anche per altre cose che non... Pensa, passano, i tedeschi sono così, passano da cosa... Sì, da una cosa buonissima a una cosa cattivissima. Ok, allora, cosa hanno differente le Lager? Beh, innanzitutto, che chiariamo, cioè... Quello di cui abbiamo detto prima, cioè che l'industrializzazione ha portato a una standardizzazione dei gusti, eccetera, avviene attraverso le lager. Che è questa, ad esempio, fondamentalmente, la classica bionda, la pils, la... Tra l'altro sono anche un po' più semplici come gusto, per cui sono più facili da vendere, la gente non ci fa problemi, no? Cioè, beverine. Esatto, il termine tipico è beverina. E la differenza rispetto a quelle di prima è che i lieviti sono stati selezionati in maniera particolare e sono a bassa fermentazione. Bassa fermentazione cosa vuol dire? Cioè proprio quando fermentano si depositano verso il basso, e mentre quelli di prima ovviamente tendono a salire e a fare schiume varie e depositarsi nella parte alta. E c'è però una strana correlazione tra l'alta, che non è proprio... lineare comunque, tra la alta fermentazione che tende a fermentare
più in alto a temperature più alte e la bassa fermentazione che tende a fermentare più basso e a temperature più basse, anche se non è sempre così. Adesso non ricordo il valore esatto, però le lager vanno fatte a quanti gradi? Pochi? Molto più vicino. Sì, hanno un tempo di fermentazione molto più lungo. Per le ales siamo su una settimana, per le lager andiamo anche oltre i 15 giorni e poi hanno bisogno di un periodo di maturazione che viene fatto a temperature veramente basse, intorno dai 0 ai 4 gradi, però sì, anche piuttosto veloce. Le ales hanno bisogno di una maturazione piuttosto lunga. Invece le lager sono anche pronte abbastanza velocemente. Alla fine questa breve introduzione... E questo piace all'industria. Esatto, beh. Sul mondo delle birre è stata abbastanza concisa, passiamo a l'homebrew. Bene, di cosa avete bisogno per farvi la birra a casa? Allora, vi proporranno sicuramente dei fantastici kit, tutti pronti, al modico prezzo di circa 50 euro di solito. Sì, sì. In cui vi danno un fermentatore con un tappo gorgogliatore in cui va inserita dell'acqua, vari spazzolini, strumenti per tappare le bottiglie, imbuti, di solito ti danno un densimetro, che dopo spieghiamo cos'è, e poi delle varie polverine per pulire, tipo il bisulfito per pulire la strumentazione. Ok, di quello che vi danno qui, l'unica cosa veramente fondamentale che vi danno è il fermentatore e il tappo gorgogliatore, cioè detta fuori i denti, il resto se potreste avere bottiglie differenti col tappo meccanico, il bisulfito ve lo vendono a qualsiasi sacchi di 50 kg al prezzo a prezzi irrisori e anche il densimetro forse alla fine, dai. Sì, cioè se voi andate in un consorzio agricolo, bisolfito viene usato anche per il vino e qua di vino se ne fa tanto, costa veramente molto poco. Il densimetro viene usato per il vino, velocemente è uno strumento per misurare la densità e dopo vi spiego meglio, e venendo usato anche per il vino lo trovate praticamente dappertutto. Quello che è veramente importante è il gorgogliatore e il fermentatore. Fermentatore che può essere sostituito anche da un vaso, anche di vetro volendo, da una damigiana. L'importante è che il tappo sia grosso, perché la birra è uno dei liquidi. La produzione della birra è l'aspetto più delicato, è la pulizia degli strumenti. Cioè il rischio di contaminazione di altri lieviti o batteri è abbastanza consistente, e trovare il vostro fermentatore pieno di aceto è molto facile se non state attenti, ad esempio, oppure se provate a fare la birra durante il periodo di vendemmia, spremitura, uva e via così. Siete vicini magari a un vigneto, una cantina, vi può mettere un po' in crisi. Quindi il tappo largo è fondamentale, perché così riuscite a entrare con il braccio, togliere le varie incrostazioni che ci sono, lavarlo approfonditamente, cioè è quasi maniacale. Non si parla di sterilizzazione perché è praticamente impossibile, però si parla di sanificazione, cioè arrivare alla soglia più bassa possibile di agenti infettanti, umanamente possibile, insomma. Bene, detto qui, dopo non è indicato qui, non ve lo daranno neanche all'interno del kit, però vi servono delle pentole, magari abbastanza grandi per le quantità che volete fare. Qualcosa per travasare. Sì, di solito sono dei tubi cosiddetti crystal, se non ricordo male, ecco. Più o meno la strumentazione base è questa. Ok, adesso che ho la strumentazione, almeno di base, come procedo? Bene, avete tre metodi fondamentali, che sono lo grain, l'APG e il kit pronto. Il kit pronto è quello da cui comincia di solito chiunque, a meno che non abbia idee particolari. Kit pronto e... Non ce la fa. Esatto. Adesso procediamo nel spiegarvi i vari passi della produzione all grain, mentre gli altri metodi sono
in realtà delle scorciatoie per evitare i passi precedenti, per cui man mano vi diciamo da qui è come se aveste fatto i passi prima. In linea di massima è così, poi è ovvio che tenendo qualche semplificazione, però tenendo presente che se usi il metodo del grain puoi agire su tutte le variabili della produzione, che sono veramente tante. Quando decidi di saltare un passaggio, parti già con delle scelte che non sono state fatte da te, ma da altri birrificatori, insomma, o maltatori. Esatto. E quindi hai meno spazio di movimento. Va detto che fare la birra col metodo del grain è molto più difficile, farla con l'EPUG è un po' più facile, farla col kit pronto a volte è proprio semplice. Ok, allora, la prima cosa da scegliere e utilizzare è il malto. Allora, magari il passo addirittura più estremo dell'oil grain potrebbe essere farsi il malto, ma vi sfido a farlo. Allora, in commercio esistono un sacco di tipologie differenti di malto e si differenziano per il tempo aspettato prima della germinazione dei semi dell'orzo. Parliamo di orzo, dai, alla fine. Parliamo di orzo. Dell'eventuale essiccatura dell'orzo o della tostatura. Questo influenza abbastanza in maniera pesante il gusto, quello che viene cosiddetto corpo, cioè la pastosità e tra l'altro il grado alcolico, e la dolcezza. Esatto, e un'altra cosa che influenza il malto è il colore. Di solito il malto tostato produce delle birre ambrate o rosse un po' più scure. Le birre nere in realtà sono sempre malti tostati, se non addirittura mi sembra affumicati o tostati due volte o procedimenti ancora più strani. Ah, sappiate che la dicitura doppio malto è un gergo abbastanza inutile, nel senso che non ha nessun significato, cioè non ci sono quantità di malto predefinite per fare una birra, per cui doppio malto è un doppio di non si sa cosa. Sì, è una terminologia legale. Se, esatto, se una certa quantità possono applicare una tassa aggiuntiva dicendo doppio malto. Sì, perché secondo sì, da quello che ho capito, perché poi è abbastanza controversa la questione, penso che vada in base alla gradazione alcolica finale, perché hai delle tabelle per cui sotto i 5 gradi hai la birra normale, sopra i 5 gradi cominci ad avere quella doppio malto e poi hai la birra speciale, forse. Non lo so, e sono le birre, e in Italia ovviamente abbiamo una cultura della birra. Sì, esatto, poi è entrato anche nel gergo comune alla fine, cioè, sì. Per cui è un po' triste. Ecco. Sì. Sì, è una cosa che non significa niente, significa solo una birra un po' più alcolica della birra durante la produzione, in realtà non perde ogni senso. Ok, adesso avete comprato il vostro malto sui vostri siti preferiti, oppure siete andati a prenderlo al maltificio, oppure quello ve lo siete fatti. Ve lo siete fatti. Ok, dovete macinarlo. Dovete macinarlo non facendo della farina fina, perché provoca dei problemi successivi, tra l'altro. Per cui bisogna più che altro spezzarlo e renderlo una granaglia abbastanza grezza e spessa. Non bisogna assolutamente perdere la buccetta, la crusca, perché contiene degli elementi che possono dare, li chiamano esteri, sono dei sapori che a volte sono voluti, a volte non sono voluti. Cioè, l'ideale sarebbe quello di macinare il malto mantenendolo all'interno della sua buccia. È praticamente impossibile da fare, quindi si cerca di fare una macinatura piuttosto grossolana, e l'importante è che sia fatta poco prima di birrificare. Cioè, io non posso andare, posso anche farlo, però perdo gran parte delle qualità del malto se mi faccio mandare il malto premacinato. Okay. E a volte lo macino tanto sottile che crea problemi. Ok, per fare questa procedura
noti siti che scoprirete se siete interessati a queste produzioni, vi proporranno delle macine costose nell'ordine dei anche 500 euro. 500 euro, esatto, assolutamente inutili, perché la vecchia cara macchinetta per stendere la pasta, se opportunamente modificata con delle zigrinature sui rulli, svolge questo ruolo in maniera fantastica. Magari vi costruite come questa persona qui una scatola sopra per andare più veloci. Ci mettete un Arduino e lo motorizzate. Esatto. In realtà vengono già, in realtà di queste macchinette qua ci esistono già quelle motorizzate, per cui non importa l'Arduino. Vabbè. E siete a posto, cioè avete fatto questo passaggio e passate all'infusione. Ok, queste sono quelle utilizzate nei birrifici più grandi, sono sempre uno spettacolo, non so se avete mai visitato un birrificio, sono veramente belle da vedere, tutte quante in rame. Anche in quelli più industriali spesso si vedono di queste cose qui. Allora, versate il malto sfarinato di prima all'interno dell'acqua. Innanzitutto l'aspetto che comincerà ad avere è quello di un minestrone polentoso, abbastanza appiccicoso dopo un po' di tempo. E a cosa serve questo passaggio? Serve ad estrarre tutti quanti gli zuccheri dai cereali, dal malto. Per fare questo, questa infusione verrà fatta a diverse temperature per un tempo predeterminato. E questo passaggio può estrarre alcuni tipi di zuccheri e altri invece no. Cosa comporta? Ci sono praticamente degli zuccheri. Esatto, ci sono degli zuccheri. Esatto. Vai. Ma in realtà è anche una questione di estrazione e dopo di... vabbè. In pratica, quello che rimane all'interno... gli zuccheri più complessi non possono essere fermentati dal lievito, semplicemente. Per cui, se non vengono trasformati in un zucchero semplice, rimangono zuccheri e non diventeranno alcol o anidride carbonica. In base a... il tipo di malto e a quanto voi riuscite ad estrarne, otterrete una birra corposa o secca. Per cui se riuscite ad estrarre molto zucchero e tutto quanto semplice e fermentabile, non rimarrà molto altro zucchero percepibile dal vostro gusto, dal vostro olfatto, nella birra. Perché viene trasformato in alcol fondamentalmente. Viceversa, al contrario, mi sembra ovvio e palese. Il problema è trovare l'equilibrio, cioè in base allo stile che decido che voglio produrre, devo capire qual è il corpo che mi interessa. Posso avere uno spostamento più verso il secco, dove è importante l'alcol, è importante che il lupolo successivamente, o avere come nelle birre più vicine alla tradizione belga, un corpo importante, un alcol comunque importante, cioè un gusto forte di malto. Attraverso proprio la decisione dei tempi e delle temperature, io agisco sugli enzimi che vanno a trasformarmi l'amido in zuccheri più semplici e riesco a decidere che birra avrò successivamente. Okay, o meglio, posso cercare di avvicinarmi all'idea che ho di birra. Perché... ovviamente io non è che mi ricordo sempre questa roba qui, anzi la vado a vedere spesso e volentieri. Tra parentesi, chi è interessato all'homebrewing scoprirà sicuramente che esistono dei programmi che vi aiutano in questo procedimento, sia a salvare le vostre ricette, sia a calcolare tutti quanti i parametri che, se volete davvero fare, andrete a studiare. E per cui queste cose qui di solito vengono riportate. Comunque, vedete che voi durante l'infusione vi fermerete a questa fascia qui, lascerete agire questo enzima che scomporrà il beta-glucosio e via così fino all'ultimo. Ogni passaggio ha una temperatura e un tempo. La ricetta e il software ti aiuta a dire: ah, bene, devo lasciare
per 10 minuti a 40-45 gradi, devo lasciarlo 20 minuti a 55, sono cose che sto dicendo a caso come tempi, e quando ho finito tutti i passaggi mi avvicino molto all'idea di birra di mosto, perché poi si parlerà di mosto, che voglio ottenere. Okay. Abbiamo fatto l'infusione, svuotiamo la nostra pentola dove abbiamo messo in infusione il malto, rimangono tutte quante le trebbie, cioè il resto del malto che è rimasto nella pentola. In realtà queste trebbie contengono ancora un sacco di zuccheri utilizzabili per la birrificazione, e si fa il cosiddetto sparging. Ce ne sono di varie tipologie in base all'attrezzatura che vi volete procurare. La più comune si chiama batch sparging, vuol dire riempire di nuovo la pentola e aspettare che scoli di nuovo tutto quanto fuori. Ok, il precedente aspetto della sosta alle temperature corrette e lo sparging influenza la cosiddetta efficienza. Cioè, se nel malto ci sono tot zuccheri di questo tipo, tot dell'altro tipo, tutti quanti semplificabili dagli enzimi fino a un certo punto, e voi ne ottenete meno, la vostra efficienza è inferiore al 100%. E questo vi renderà la vita difficile quando il vostro software di Homebrew vi dirà: voi avete bisogno di questo malto, voi fate tutto quanto tranquilli, e in realtà l'efficienza del vostro sistema per l'infusione è bassa e vi taglia via le quantità di zucchero necessarie. Vi va a finire che la birra diventa leggerina e non segue lo stile corretto. Ma ne metti la stessa birra prima? No, ne metti altra alla temperatura corretta. Metti dell'altra acqua, esatto. Come se facessi un lavaggio. Sì, un risciacquo. Siccome ci sono ancora zuccheri là, quando io ho estratto la prima parte, mi restano attaccati alle trebbie, che sono praticamente i fondi del malto. Ci butto altra acqua, lavo via quello che resta, insomma. E poi la messi. Sì, certo. Ok. Tra l'altro, svuotando l'acqua dell'infusione iniziale e poi quella dello sparging, dovete travasarla in un'altra pentola. E nel far questo dovete filtrarla. Per filtrarla ci sono infiniti metodi. Tra cui il bazooka, che sì, è quello esatto. Più semplice fai da te, che è praticamente un tubo di quelli per di quelli flessibili per gli idraulici, voglio dire, quelli della doccia. Con la maglia, con la doccia. Viene tolto il tubo di plastica interno, viene lasciata solo la maglia, questa mi ferma la trebbia e mi fa passare il l'acqua liquido. Con lo zucchero. I zuccheri. Esatto. Ok, se volete evitare tutti quanti i passi precedenti a questo, potete utilizzare l'EPG, cioè l'estratto di malto, che vi permette di avere l'efficienza pari a 100 semplicemente svuotando il sacchetto dentro. Ok? Esatto. Cioè, tutta questa cosa viene fatta da una fabbrica o chi per esso, insomma, e c'è in due modalità principali, che è il malto secco, che è molto semplice da usare, viene versato in acqua e si scioglie e sono a posto, oppure il malto liquido, che è la stessa cosa, un estratto di malto liquido, è la stessa cosa, la verso, sembra tipo melassa per intenderci, è molto viscoso e fa anche abbastanza cagare da vedere. Sì. Sì. Ok, abbiamo tutto il risultato in un'altra pentola nuova, bella pulita. E passiamo alla bollitura e alla luppolatura. Allora, come dicevamo prima, il mosto, anzi durante la produzione della birra il rischio è la contaminazione. Il mosto è il top per gli altri lieviti e gli altri batteri. Se, oltre a non aver sanificato, era la parola giusta, l'attrezzatura bene, non portiamo ad ebollizione il mosto, rischiamo che altri lieviti che erano già all'interno del malto o batteri che arrivano da chissà dove possano fermentare al posto del nostro lievito immesso successivamente durante la fermentazione. Il rischio è l'aceto e altre cose brutte
all'apertura del fermentatore. Ok, nel portare il mosto alla temperatura di ebollizione, noi possiamo giocare come tempistiche e temperature, come si faceva prima per gli enzimi, per l'inserimento del luppolo. Perché? Perché ci sono vari luppoli più specifici per conferire un gusto amaro e luppoli più specifici per dare gli aromi, tipo quello fruttato, quello di agrumi spesso si usa, no? E dopo ovviamente sono luppoli particolari che spesso volentieri arrivano da posti come Nuova Zelanda, America, vanno molto di moda ultimamente. Potrebbero essere anche quelli più classici per fare una Pilsner. La Pilsner di solito è una lager di ispirazione, cioè Repubblica Ceca, in linea di massima. E, ok, quando volete conferire l'amaro alla birra, mettete il luppolo all'interno del mosto per un tempo maggiore a una temperatura maggiore. Quando volete conferire soltanto l'aroma, deve essere a una temperatura minore e per meno tempo possibile, almeno non è detto, cioè dipende dalla vostra ricetta alla fine, però questo è il passaggio. Sì, cioè diciamo, lo voglio amaro, la metto prima, voglio solo il profumo un luppolo che va bene per tutte le cose, lo metto alla fine. Esatto, anche queste tempistiche vi vengono calcolate dai software di solito. Tra l'altro ce n'è uno open source, libero, Windows, Linux, quello che volete, si chiama BlueTarget, giusto? Magari si riesce a far vedere. Ok, qua vi dà ad esempio delle ricette già pronte, sia che lo facciate con l'whole grain, sia con gli estratti. E vi calcola le varie tempistiche, le quantità di malto da usare, di luppolo da usare, di lievito da usare e via così. Provate a scaricarvelo, magari vi scadisce un po' l'idea su come procedere, insomma. Questo si può anche chiudere di adesso. Ok. La misura di quanto amara è la birra, sappiate che si definisce in un'unità di misura IBU, International Bitterness. Non mi ricordo il fondo scala dell'IBU, 100. Dovrebbe essere 100, esatto. Però dopo leggete anche quando comprate delle birre, delle birre insomma artigianali, tante volte anche di qualità, leggete 250 IBU, 130 IBU. Queste cose qua, perché in realtà la scala va da 0 a 100, misura gli alfa acidi, che sono queste sostanze che causano l'amaro all'interno della birra, ma un altro effetto importante nella sensazione dell'amaro è l'alcol, perché l'alcol anestetizza leggermente le papille gustative, per cui io posso avere una birra molto alcolica con una quantità di alfa acidi molto elevata e avere la stessa sensazione di amaro di una birra meno alcolica con metà alfa acidi all'interno. Quindi è anche soggettivo. Quando ti dicono, non so, è 130 IBU, vogliono dirti guarda che sei fuori scala, cioè è più la quantità di alfa acidi all'interno della birra di quelle che tu effettivamente puoi percepire. Quindi stiamo parlando praticamente di veleno. Vabbè. Però c'è chi piace, a me piace. Ok. Ok, allora alla fine qua abbiamo il mosto praticamente pronto per la fermentazione, ci manca solo l'ultimo ingrediente che è il lievito. Il lievito di solito vi viene consegnato in bustine dove c'è una polverina, cioè sono lieviti essiccati in pratica. Simile a quelli per il pane, per intendersi. Sì. O in sempre in bustine, tipo però tipo liquido gel dentro, una cosa. Sì, che vanno spaccate. Ok, vabbè, poi ci sono differenze nell'utilizzo di questi due tipi di lievito. Comunque, il concetto base è che devono cominciare a
riprodursi e moltiplicarsi con un po' di zucchero malto a disposizione. Nord. Esatto, e dell'aria. E questo è più o meno l'aspetto che ha in quel momento, cioè è molto schiumoso, comincia a fare un po' di fondino. Ed ha un profumo veramente unico, cioè è proprio buono. Quando comincia a moltiplicarsi, a fermentare, puoi già sentire come sarà la tua birra. Dal punto di vista del gusto che conferisce. Sì. Ah, perché sappiatelo, prendete due lieviti dello stesso genere, cioè per cui ad esempio tutti e due a bassa fermentazione, magari anche per, pensati per produrre una birra simile, ma due differenti lieviti conferiscono differenti gusti. È importante anche questo, è una cosa che viene un po' sottovalutata di solito, perché dico, di solito si utilizzano dei generi, cioè delle tipologie abbastanza standard, non ci si ragiona troppo sopra, però in realtà ha il suo peso. A questo punto il mosto deve essere portato alla temperatura adatta per versare il lievito all'interno del mosto, perché se no rischiate che si attivino degli altri lieviti che magari hanno resistito alla bollitura precedente, potreste ammazzare i vostri lieviti, per cui deve essere la corretta temperatura di inoculo. Sì, inoculo. Sì. Che dipende ovviamente dalla ricetta. Ok, quindi versate il mosto più i lieviti all'interno del vostro fermentatore. Aspettate un po' di tempo e questo fermentatore, questo mosto comincerà a far gorgogliare il tappo. Nel tappo dovete versare un po' d'acqua e o alcol, sì, impedisce all'aria esterna di entrare con eventuali altri batteri, lieviti e qualsiasi altra cosa, e permette all'anidride carbonica che il lievito produce di uscire. E si chiama gorgogliatore perché fa blu blu. Ok, in pratica vi cominciate vi accorgete che comincia a vivere di vita propria tutto quanto. Adesso lui è più esperto di me, ma secondo me c'è un minimo di sensazione paterna verso. Sì. Ecco, e totale. molto simile. Ok, e a questo punto la temperatura è di nuovo un fattore molto critico, perché il lievito funzionerà bene a una determinata temperatura e va mantenuta durante tutta la fermentazione. Qui vi aiuterà lui spiegandovi come utilizzare un Arduino in maniera intelligente. Sì, è semplice, o meglio, intelligente. Sì. Okay. Il tentativo di. Ah, sappiate che se volete farlo in casa, avete un appartamento, eccetera, è possibile, però tendenzialmente fa rumore e vabbè, però al minimo. Fa puzza, sì, tanta. L'odore è paragonabile a rutto, sì, tendenzialmente a rutto, ok? Per cui quella stanza diventa utilizzabile solo a patto che siete disposti a respirare rutto. E dovete lasciarlo fermentare per il tempo necessario, ed è in base al tipo di lievito e al tipo di birra che volete fare. Di solito una settimana o due settimane. Mi raccomando, se sbagliate la temperatura, se non riuscite a mantenerla in maniera corretta, rischiate che vada in maniera fallimentare. Sì, la temperatura è di norma è dai 18 ai 22 gradi, a volte 24 gradi, ed è una temperatura bastarda perché d'inverno fa freddo e d'estate fa caldo, e quindi puoi riuscire a birrificare bene senza avere una cella a temperatura controllata in primavera o in estate, insomma. Poi in autunno avete. Scusa, o in autunno. In autunno vi fanno il vino a fianco a casa e voi siete in difficoltà, siete spazzati. E qua mi sono dimenticato di spiegarvelo prima durante la produzione del mosto. Questa persona sta utilizzando un densimetro.
Il densimetro indica la densità del mosto che sta fermentando o del mosto che avete preparato dopo l'infusione. E la densità cosa vi dice? La quantità, adesso senza spiegare i dettagli, è la quantità di zuccheri che siete riusciti ad includere nel vostro mosto. Per cui deve corrispondere a determinati parametri prima della fermentazione e durante la fermentazione deve procedere con dei valori abbastanza precisi. E alla fine praticamente è quello che vi permette di capire quanto alcol c'è, perché se tu hai una densità di zucchero di un tot, praticamente è un peso che viene messo dentro un cilindro e questo peso tende ovviamente per la gravità ad andare giù. E mi segno a che livello arriva, poi dopo tutta la fermentazione rifaccio lo stesso procedimento e molto probabilmente il peso tenderà a scendere di più perché la densità è scesa, lo zucchero si è trasformato in alcol che ha meno densità. Facendo la differenza e con delle tabelle di conversione riesco a dirti che quanti gradi ha quella birra là. Ed è uno degli unici modi, perché che io sappia, non ne conosco altri, per capire la gradazione alcolica, la concentrazione di alcol di una bevanda. Ok. Quindi è molto importante, non lo faccio mai. Cosa? Misurarla col densimetro. Ma sì, ma basta, la fiducia è buona e la beviamo. Vabbè, è vero. Ok, la fermentazione, come dicevamo, comincia prima, comincia all'interno, comincerete a vedere schiume varie, depositi in alto e in basso, in base al vostro lievito scelto. Quando si calma un attimino, smette di essere tumultuosa, è giunto il momento di travasare tutto quanto, quanta quella che sta per diventare birra ormai, forse è già birra a questo punto, in un altro contenitore per la fermentazione secondaria, sì. Sì. O eventualmente potreste anche già passare all'imbottigliamento. Ok, quale scelte? Bottiglie, lavatele bene e quando non siete sicuri lavatele bene ancora con della candeggina. La cosa peggiore è usare una bottiglia non lavata bene, perché dentro ci sono i lieviti della birra precedente. Questi qua, quando gli arriva praticamente la birra nuova, impazziscono e ti fanno saltare bottiglie, cioè le bottiglie esplodono proprio. Oppure quando si aprono fanno la fontana, dovete ridipingere il muro, è un casino. Ok, altro errore potrebbe essere usare una birra. Ok, se prendete i tappi a corona dovete prendere anche la macchina per tappare a corona, però di solito è un classico usare quelle a tappo meccanico perché sono più pratiche. Le bottiglie a tappo meccanico vengono usate anche per il vinello travasato dai vostri familiari. Evitate. Non cioè, deve essere una bella bottiglia grossa, tendenzialmente di colore marrone, perché blocca una gamma di luce che rompe le balle. Sappiate che la birra e la luce stanno male assieme. Sì, e il mio consiglio è, visto che vi piace la birra e stiamo parlando di birra, se andate al supermercato e proprio non riuscite a non comprarvi la birra al supermercato, cercate di prendervi quelle che hanno già il tappo meccanico. Le lavate, le mettete via. Le bottiglie sono abbastanza costose perché costano circa 50 centesimi a bottiglia. Se penso che con un euro mi bevo una birra e c'ho la bottiglia col tappo meccanico, a sto punto spendo il doppio, ma almeno bevo un po' di birra. Certo, non so dove abitate voi, magari venite da posti differenti. Noi siamo andati in Olanda il mese scorso e le bottiglie ce le riprendevano al Lidl a prezzi interessanti, per questo è un segno del fatto che le bottiglie costano abbastanza, esatto. Anche se poi probabilmente loro riciclano soltanto il vetro, ma vabbè. Ecco, nel momento, questa qua è l'ultimo, siamo praticamente alla fine di tutta questa grande avventura. Nel momento in cui imbottigliamo, l'unica accortezza, fino adesso la birra è senza bolle, non è carbonata, fondamentalmente. Quando faccio il travaso... Potrebbe non essere un problema, perché ci sono alcuni stili che prevedono... Una birra piatta. E mettiamo il caso che io voglio la classica birretta con le bollicine e la schiuma. Ok, allora io
prendo questa birra che è sciapa, la metto nella bottiglia, verso un quantitativo di zucchero che viene deciso in base alla quantità poi di anidride carbonica che voglio avere, e tappo la bottiglia. Succede questo, per quanto io l'abbia filtrata, all'interno della birra ci sono sempre dei lieviti sospesi, che sono mezzi rincoglioniti perché sono in mezzo all'alcol, si imbriaghi anche loro, insomma, fondamentalmente. E stanno là così, hanno finito tutto lo zucchero, non sanno che cazzo fare, ma non sono del tutto morti. Quando io gli verso una quantità aggiuntiva di zucchero e poi tappo, loro continuano a fermentare e, essendo in un ambiente chiuso, non ho più il gorgogliatore che fa blub 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 e mi fa uscire l'anidride carbonica, mi aumenta la pressione e resta imprigionata all'interno del liquido. Ecco che quando apro, la pressione praticamente si scarica e l'anidride carbonica, che è disciolta all'interno del liquido, ritorna gassosa e comincia a fare le bolle. Ok, qua l'errore tipico potrebbe essere mettere troppo zucchero, troppo poco, ma se ne mette troppo potrebbe scoppia la bottiglia, potrebbe anche essere che cambi di grado in maniera sensibile, che potrebbe non piacervi più, però comunque vi scoppia la bottiglia, ecco, sappiatelo. L'unica nota dolente di tutta questa cosa qua è che dopo tutta questa fatica che abbiamo fatto vorremmo berci la birra, e invece va messa da parte e va fatta maturare per un tempo che varia in base al tipo di birra. Quindi io faccio la birra oggi, 2-3 mesi, anche 4 a volte. 2-3 mesi, se le birre sono più impegnative e più corpose, possono anche essere 6. Ma questo vi spingerà a farne una, a farne un'altra, a farne un'altra appena avete finito. E quindi avrete la cantina piena di birre e la vostra vita sarà sicuramente migliore. Per la fantastica applicazione Arduino birra, sì, a parte che non ho un connettore per... Ok, se vuoi usare questo, vai. Posso usare questo? Beh, devo passarti il file. E allora, praticamente è successo questo, faccio una breve introduzione. La settimana scorsa mi hanno detto, ok, c'è un talk da fare. E visto che c'era questo talk sulla birra, io ho pensato che uno dei problemi più grossi che ho avuto nella mia esperienza di homebrewer è stata quella di tenere la temperatura di fermentazione costante, che è quella fase, insomma, in cui d'inverno fa caldo e d'inverno fa freddo, d'estate, no, d'inverno, ok, quello che è. E quindi ho pensato, come posso usare l'elettronica per salvare il mondo e fare una birra migliore? E la risposta è, ok, allora sono andato a vedermi un attimo come si faceva, però vorrei trovare lo slide, scusate solo un secondo. Vabbè, non faremo vedere il progetto perché è perso. No, perché non pensavo che fosse il talk fosse subito successivo. Se volete lo facciamo tra... Eccolo qua, talk beer. Allora, praticamente il progetto, questo weekend project, doveva essere... come fare una cella di fermentazione a temperatura controllata. È un problema perché... Rimetto questa giusto per simpatia, intanto. È per te. Okay. Si chiama Talk Beer. Hosting in Open Office. Non c'è proprio modo.
Se volete approfittarne per prendervi una birra al bar è il momento giusto. A sto punto sì, perché devo... Sicuramente, lui mi ha raccontato di essere andato in pellegrinaggio presso... Un viaggio mistico presso le abbazie belga molto famose e rinomate. E l'abbazia sembrava simile a un stabilimento industriale, per cui sono proprio i frati a farla. Sì, praticamente ho fatto questo viaggio alla ricerca della birra più buona del mondo, che si chiama Westbreleden, ha un nome impronunciabile, e questa birra ha la particolarità che viene fatta da sti cazzo di frati, praticamente, e non è... praticamente non è vendibile alla gente, agli esercenti, cioè tu o la bevi là, altrimenti devi praticamente prenotarla, dargli il numero di targa, è in Belgio questa cosa qua, e io e il mio amico mi ho detto, beh cazzo, cioè, c'è il pub davanti, la vende, qua in Italia ti chiedono la pelle del culo per berla, tipo 60 euro una bottiglietta da 33, a volte 70, e ho detto, facciamo questo viaggio, affittiamo la macchina, andiamo a berla al pub davanti, ci siamo fatti sti 600, cos'è, 1000 chilometri praticamente, e siamo arrivati, il pub era chiuso ed è stato bellissimo. Allora abbiamo fatto gli italiani tipici, siamo andati al pub appena più in là e abbiamo detto, abbiamo fatto 1000 chilometri per bere sta birra, e loro hanno detto, ma noi non possiamo vendertela, e ci hanno fatto una birra, poi ci hanno fatto un'altra. Le birre belghe di media fanno 9-10 gradi. Alla terza birra ci ha portato la Westbreleden, quindi l'abbiamo bevuta, però ormai eravamo imbriachi, non so dirvi se era la più buona del mondo, ma non so dove... No. Oppure stampano in PDF. Ma volevo... eccola qua. Birra. PPT. Che fa? Ok. La stacco alla... È salvata dentro, sì. Ok. E sì, a parte questo avevamo fatto tutto il giro delle birre belghe. Io sono partito con l'idea, cazzo, monasteri, mi immaginavo queste colline che vai su a dorso di mulo, preghi e bevi birra, e in realtà praticamente è l'equivalente di una zona industriale, cioè tu arrivi, vabbè, saranno anche frati, però ci sono sti capannoni col pub davanti e giù birre, business is business. Esatto, intanto anche nel mondo dell'home brewing, è pronto per l'utilizzo? Allora, anticipo che insomma è un weekend project, quindi non è un progetto a cui sto lavorando. Talk beer. Sto lavorando da mesi e anni, anzi mi sarebbe piaciuto, in teoria doveva essere fatto ieri il talk e mi sarebbe piaciuto svilupparlo anche insieme a voi, voleva essere magari un mix tra un talk e un workshop da fare con il Merduino, per tutta una serie di motivi contingenti e particolari. Questo talk è stato fatto per Arduino ed è fatto oggi, quindi se avete la forza e l'energia di partecipare, così? Prendi presentazione qua? Molto volentieri, però mi rendo conto che è tardi. Aspetta che chiudo quella di prima. Mi rendo conto che è tardi e quindi... se avete voglia, ben venga, insomma. Il titolo di questo talk, di questo mini talk, doveva essere A Weekend Project, Camera di Fermentazione con Celle di Pelletier.
I titoli alternativi era come MacGyver ti farebbe un frigo, un frighetto post nucleare sempre se eBay c'è, e il trashware applicato all'arte della birra, nel senso che non avendo tempo di andare in giro a comprare le cose ho cercato di prendere dall'immondizia informatica che avevo a casa, che vi giuro che è tanta, quindi perché purtroppo ho questo problema, non riesco a buttare via niente. E poi mi tocca un talk, cosa faccio? E cosa faccio? Perché, innanzitutto, perché abbiamo bisogno di una camera a temperatura controllata? Con il TOEIC di prima abbiamo capito che ci sono dei problemi durante la fermentazione, ovvero che in estate fa caldo e in inverno fa freddo, e da qua non ne usciamo. E ogni lievito lavora meglio a una data temperatura. Il problema è che quella temperatura che volete non la otterrete mai se non avete un ambiente a temperatura controllata. Non c'è verso. Vi faccio l'esempio di una stout, che è la famosa Guinness, è lo stile quello irlandese della birra bella scura, pannosa, eccetera. Deve fermentare a 18 gradi. 18 gradi in casa non ce li avrete mai. Non esiste, forse due giorni in un anno, e quindi invece devi tenerli per una settimana o 10 giorni addirittura. E quindi cosa fai? Solo nelle mezze stagioni birrifichi? Non esiste, cioè i tempi son brevi, cioè, io voglio birrificare tutto l'anno. E quindi tenendo presente che in autunno ci sono i lieviti del vino, come dicevamo, abbiamo bisogno di questo strumento. Quindi mi serve qualcosa che in inverno mi scaldi un ambiente e d'estate me lo raffreddi. Se riuscissi a brevettarne uno che fa veramente questa cosa, probabilmente sarei miliardario, e magari se lo facesse gratis sarebbe ancora più bello. E quindi come puoi fare? Come ho fatto fino adesso? Per il raffreddamento ho pensato di usare un congelatore che trovo all'Ecocentro, ad esempio, perché comunque voglio fare 30-50 litri, mi serve o un frigo o un congelatore, qualcosa di grosso dove mettere dentro il fermentatore. Però anche là è difficilmente controllabile, perché i termostati che ci sono nei frighi non sono precisi. L'importante è o congelare o comunque tenere fresco, ma sono difficili da trovare economicamente dei frighi in cui gli dici voglio 20 gradi. Gli dici, beh, no, la birra non è abbastanza fresca, vai, metto un po' più freddo, mi gela, lo metto un po' più caldo. Oppure prendo un armadio e ci metto dentro un pinguino De'Longhi. Può essere, non l'ho mai fatto, non avevo il pinguino De'Longhi. Oppure se avete tanti soldi potete farvi una cantina scavata nella roccia e là avete sempre 20 gradi e il problema non c'è più. Per il riscaldamento. Esistono delle cinture termiche, sono praticamente delle resistenze che vanno messe attorno al fermentatore, e queste ti garantiscono di tenere in temperatura la birra che sta fermentando, il mosto, insomma, per quello. Oppure posso usare sempre una camera con un phon e con un termostato, una stufetta elettrica, questa è quella che usavo io nel sottoscala, con un termostato vecchio di una caldaia che mettevo a 15 gradi e quando faceva freddo si accendeva, e appunto potete usare i termostati delle caldaie. Però c'è un approccio diverso che mi andava di considerare, perché nelle mie ricerche sono venuto a sapere, in realtà la conoscevo già ma non così approfonditamente, che esiste un sistema che ha qualcosa di magico. C'è una pompa di calore che sfrutta solo l'energia elettrica, e questa è la cella di Peltier. Da Wikipedia ti dice che è un dispositivo termoelettrico costruito da molte giunzioni a effetto Peltier in serie, bla bla bla. Praticamente che cosa fa? Quando faccio passare la corrente in un senso, una piastra
si scalda e una si raffredda. Se faccio girare la corrente nell'altro senso, ottengo l'effetto opposto. E questa cosa mi piaceva parecchio, perché io... ecco, vabbè, è formata da due semiconduttori, uno drogato con un drogaggio di tipo N e uno con un drogaggio di tipo P. Poi se volete vi do le slide, adesso vado veloce perché è anche tardi. Ed ecco, questo è esattamente quello che succede. Una parte assorbe calore, dall'altra parte la butta, se la corrente segue dal positivo al negativo. Un'altra cosa interessante che in questo comunque progetto non mi interessa è che è valido anche l'effetto opposto, cioè se io scaldo una piastra e raffreddo l'altra genero una corrente e quindi può anche essere usato come generatore. Questa cosa magari può aprire a altri sviluppi vostri, personali, ed è veramente a qualcosa, se vogliamo, di magico come cosa. Le buone notizie che mi hanno detto, va bene dai, lo facciamo questo progetto. La buona notizia è che costa davvero poco, cioè io mi immaginavo di dover spendere per ogni cella 50 euro, non so, vista questo ben di Dio. In realtà con 7 euro su eBay le comprate, io ne ho comprate 4, va bene, 2 non funzionavano, però quindi mi sono venute a costare 14 euro, però voglio dire, se mi fosse andata bene sarebbero venute a costare 7 euro l'una. E un'altra buona notizia è che si trova facilmente, si trova su eBay, si trova ad esempio nei frighetti, quelli da macchina a 12 volt, si trova anche in alcuni ecocentri, perché qualcuno di noi usa le celle di Peltier per raffreddare varie apparecchiature, tra cui anche le CPU, apri che si crea condensa e butta via la scheda madre. Sì, succede. La costruzione del circuito è veramente semplicissima, sono due fili e con lo stesso impianto scaldi e raffreddi, quindi non devo... Sì. E allora, infatti dopo lo vedremo. L'idea è quella di portare, di creare questa camera di fermentazione coinventata in cui l'aria sia minima, perché l'aria è molto più isolante del liquido. Portare già in temperatura con altri sistemi che possono essere bottiglie di ghiaccio, non posso pensare di raffreddarmi 50 litri da 70 gradi a 20, cioè io devo avere il mosto già a una temperatura di circa 20 gradi, inserirlo in questo ambiente raffreddato, aiutarmi con agenti esterni, dopodiché me ne dimentico, perché attraverso questa camera, comunque è logica, perché adesso ci sono delle cattivissime notizie che mi fanno anche pensare che questo progetto è una bella sega mentale, ma difficilmente applicabile. E le cattive notizie soprattutto hanno un rendimento veramente pessimo, cioè siamo ai livelli del ridicolo. Perché? Perché oltretutto la corrente che passa, essendoci una resistenza, tende di per sé a riscaldare una delle due facce, e ci sono sistemi veramente molto più efficienti che sono quelli che per forza si usano anche nei frighi. Quindi un sistema ad esempio con pompa e dell'ammoniaca dentro, il freon non si usa più, è assolutamente più conveniente anche in termini, se vogliamo, addirittura ecologici, perché comunque i drogaggi sono, e infatti lo dicevo, probabilmente inquinano parecchio perché ci sono dei metalli pesanti all'interno dei drogaggi delle celle di Peltier, e sono abbastanza fragili, cioè mi si ferma una ventola, prendo la cella e la butto via. Sì.
Ed è per quello che la gente all'inizio ha detto che figata, la uso per le CPU, e dopo ha detto basta, no, non la uso più. Viene usata ancora molto per raffreddare i sensori delle macchine fotografiche che fanno fotografie astronomiche, in cui ho bisogno di tenere la temperatura molto bassa. Vanno bene ad esempio se ho una piccolissima superficie da raffreddare in maniera molto veloce e me ne fotto della quantità di energia che butto via per farlo, insomma. Comunque andiamo avanti con questo. Le trovate nei frighetti d'automobile. Sempre nei frighetti d'automobile trovate i dissipatori. I dissipatori sono fondamentali per le celle di Peltier, perché quando dicevo che una parte scalda e l'altra raffredda, la parte che scalda scalda, ma scalda veramente. La differenza teorica che può avere una piastra dall'altra al massimo sono 60 gradi, quindi se io arrivo giustamente mi facevano notare che è solo teorica, perché poi in un ambiente con l'aria, con l'umidità eccetera, tendo ad abbassarmi. Comunque vuol dire che se io porto una piastra a 160 gradi, perché diventano veramente calde, se il range è di 60 gradi vuol dire che l'altra è a 100, e quindi non sto raffreddando assolutamente niente, anzi sto scaldando parecchio. Quindi l'idea è di avere un dissipatore veramente grosso, anche sovradimensionato se vogliamo, per raffreddare la parte calda, e poi posso avere altri dissipatori per la parte fredda. Dipende un po' da quello che voglio. Nel caso di io probabilmente ho usato un dissipatore anche molto piccolo, esageratamente piccolo, era un po' quello che avevo trovato. Pensavo che con una ventola questo riuscisse a raffreddarmi 50 litri. In realtà 50 litri probabilmente sono parecchi, dovevo cercare magari di avere un dissipatore più dimensionato. Dalle prove che avevo fatto ero tutto entusiasta, perché dopo un'oretta che le avevo attaccate si formava una condensa, dopo un'ora e mezza era diventata ghiaccio, ho detto cazzo che figata, ci ho portato a 0 gradi, però ho portato a 0 gradi il dissipatore, diverso è portare a 20 gradi 50 litri d'aria. E poi vabbè, ho pensato di usare il polistirolo come diciamo come scatola, probabilmente l'avrete anche vista, l'avrete anche scambiata per un cestino, ed era la scatola che era là di polistirolo che ho trovato in giro, e è un buon isolante, non costa poco, ma si trova talmente facilmente che praticamente è gratis. Se andate a comprarlo vi conviene comprarvi un frigo, perché un foglio tipo così, grosso così, vi costa tipo 6-7 euro. E quindi non vi conviene più il gioco. Comunque lo trovate molto spesso negli ecocentri. Sono un fan degli ecocentri, ho detto parlare ecocentro molto spesso. Come c'hai i risultati? Esatto. Oppure potete chiedere se avete degli amici. Quindi quanto mi costa? Dai 7 ai 10 euro, ce ne sono di varie potenze. Quelle che ho preso io erano a 60 watt, a 10 euro ce n'erano anche di più di 100 watt, quindi penso che un po' il prezzo vada in base alla potenza, in base a quanti giri fa dalla Cina all'Italia e in base un po'... La qualità. Sì, la qualità può essere, e un po' il culo se trovate l'offerta. Occhio che sono talmente tanto fragili che probabilmente durante il trasporto mi si sono rotte. Non lo saprò, proverò a sentire quello che me l'ha vendute. Ecco, mi serve poi per questo progetto un Arduino o un Merduino. E se non l'avete ancora comprato il Merduino, è disponibile ma senza chip, quindi è meglio se lo comprate l'anno prossimo. E questo era il momento di marketing per il Seba, che ci teneva a vendere gli Arduini, i Merduini. Comunque un Arduino va bene lo stesso, io non ce l'avevo e l'ho usato. E poi ventoloni a computer, sono sicuro che se li avete a casa in giro, se ne avete. Oppure sempre li trovate o da amici, o comunque costano poco, perché 2-3 euro l'uno. In discarica. Esatto, in discarica.
e siamo a 10 discariche. Dissipatori, anche questi li trovate, sempre di recupero, eccetera, non hanno un costo elevatissimo, anche comprandoli, ad esempio ne ho comprato uno abbastanza grosso così, a 2,50 euro, insomma. E magari se andate a qualche fiera dell'elettronica li trovate ancora meno, oppure potete comprare un qualche amplificatore, un qualcosa anche di rotto e boh. Esatto, scarti di schede madri, processori, eccetera. Sì, sì, sì. L'importante è che il dissipatore sia bello grosso, grande, e perché prima avevo provato con uno piccolo, ma ho avuto il problema che uno mi è andato a 160 gradi e quindi l'altro è andato a 100. Tipo quelli che si usavano sui vostri vecchi MD, Athlon, XP, a 60.000 gradi. Bon, e poi elettronica varia, tra cui un sensore per calcolare la temperatura all'interno, e io pensavo un ponte H. Adesso io pensavo un ponte H perché volevo finire questo progetto, ma questo progetto non è ancora stato finito per vari motivi. È stato bello ieri incontrare della gente che mi ha detto: guarda che la stessa cosa la puoi fare anche con un relè. E quindi ci sto pensando, venendo da praticamente le uniche esperienze che ho avuto di inversione di corrente sono state quelle quando dovevo cambiare il senso di rotazione di un motore, e per me esisteva solo come circuito il ponte H. E in realtà mi hanno detto che ci sono anche altre alternative, quindi mi ha fatto molto piacere. Magari se qualcuno di voi ne sa qualcosa, impariamo tutti qualcosa in più, insomma. Quindi le robe serie, il circuito. Ho preso poco tempo, quindi ho preso quello che c'era già nella rete, è inutile reinventare la ruota. Sensore più semplice, l'LM35. Costa poco, costa un euro e qualcosa, è già calibrato in fabbrica, un errore di mezzo grado, tre fili, si legge la tensione sul pin analogico e si converte in gradi. Praticamente qua ho il 5.0 che è il voltaggio di riferimento, temp C è quello che leggo dal sensore, che è questo cavetto qua azzurro. Praticamente il collegamento è così: i 5 volt su un piedino, terra sull'altro, in mezzo leggo un voltaggio che mi viene ritornato e lo leggo sui pin analogici dell'Arduino. La temperatura di riferimento è li vedete qua, i 5 volt, li moltiplico per il valore che leggo da là, li rimoltiplico per 100 e li divido per 1024. Perché 1024? Perché è 10 bit. Il numero intero restituito è compreso tra 0 e 1023. Praticamente il segnale analogico viene campionato con una risoluzione a 10 bit, che è appunto 2 alla decima, divido per 1024 e ho la temperatura in gradi. Vado? Ecco, poi ho pensato, vabbè, invece di star là a leggere sulla seriale, attaccare il computer, ci metto un LCD e così mi brucio un po' di pin dell'Arduino, che tanto ce ne sono tantissimi, e quindi va bene. Questo qua è lo schema tipico della connessione di un monitorino LCD all'Arduino. Senza entrare troppo nei dettagli, qua avete un potenziometro che vi serve per regolare praticamente il contrasto, e infatti quando l'avevo attaccato ho detto: cazzo non funziona, e ho girato la manopola e non c'era retroilluminazione, però c'era avevo aumentato il contrasto. E
Non c'è niente da dire, non saprei neanche dire molto di più, sinceramente. Segue lo schema, lo attacco e ha funzionato, insomma. La cosa più interessante è il ponte H, e qua che potrebbe non servire, però è comunque una cosa che secondo me è interessante da sapere, perché questo qua è tipicamente un circuito che si usa per invertire il senso di marcia di un motore a corrente continua. Come funziona praticamente? Qua ho il positivo, qua ho il negativo, questo è il carico che potrebbe essere appunto il nostro motore e nel nostro caso la cella di Peltier, e facciamo il caso che io ho 4 switch. Allora, se io chiudo contemporaneamente lo switch A e lo switch D, ho la corrente che mi va in questo senso qua, quindi passo il carico da questa parte. Se invece chiudo lo switch C e lo switch B, la corrente mi passa dall'altra parte, e quindi ho invertito comodamente e semplicemente il verso della corrente all'interno del carico. E ovviamente questo qua deve essere controllato da un microcontrollore, quindi questi potrebbero essere questi qua potrebbero essere 4 relè, 4 transistor, 4 MOSFET, 4 scimmie, qualsiasi cosa che possa controllare. Esiste già un bel circuitino integrato, ce ne sono diversi, di cui l'L298 è quello più famoso, che però mi permette di pilotare solo 2 A. Cosa che non vi ho detto, quando io accendo le due celle a parità di temperatura tra le due piastre, mi ciuccia circa 8 A a 12 volt, che sono circa 100 watt, ed è parecchio, insomma, per quello che fa. E quindi è difficile anche trovare un integrato che mi supporti un passaggio di corrente così elevato. Ho trovato questo, ed è abbastanza interessante, perché guardando lo schema interno, invece di usare dei transistor, usa dei MOSFET che mi permettono di andare abbastanza su con la corrente, arrivo a 4 A, questo qua è un doppio ponte H, in realtà ci sono 2 ponti H come nello schema che avevamo visto, e invece degli switchetti a manina ci sono dei MOSFET là. Però tirandolo arrivo a 4 A per ponte H, quindi arrivo a 8 pieno. Poi è vero che quando le temperature cominciano ad essere diverse, però sarei tiratino, e quindi mi è piaciuto ieri che mi hanno detto che con un relè che ha la possibilità di agganciarlo su normalmente aperto, normalmente chiuso, riesco a avere, magari con dei tempi di latenza superiori, perché mi dicevano sui 20 millisecondi, lo stesso effetto senza, e soprattutto posso quasi beatamente fregarmene della corrente che ci passa attraverso, perché 4 A un relè spesso se lo mangia a colazione. Questo è lo schema della piedinatura. L'integrato è molto simile a un ragnetto, è molto simile all'L298 se l'avete mai visto, e praticamente ha un pin per abilitarlo o disabilitarlo, quindi giustamente mi dicevano, ma se io ho un errore di 0,5 e in più mi approssimo ai 20 gradi, tutto il sistema comincerà a oscillare, perché io avrò, quando faccio il controllo, se sono sopra o sotto i 20 gradi, calcolando anche l'errore, mi dirà adesso sono sopra, adesso sono sotto, adesso, e mi attacca e stacca. Quindi senza andare su cicli di isteresi particolari che si usano tra i caldaisti eccetera, io potrei semplicemente mettere un alfa, che è il mio errore che sono disposto a tollerare, diciamo che sono 15 gradi, a me va bene sia che siano 16 sia che siano 14, dico voglio un alfa di 2, me lo divido a metà, e quando sono dentro il range stacco il ponte H.
Vabbè, praticamente qua c'è l'in 2. Ah, questi qua son terribili, loro vanno bene, no, a metterteli così. In realtà se dopo devi metterli su una basetta diventi deficiente, perché non c'è nessuna logica, perché l'in 2 è qua, l'in 1 è qua, l'out 1 è qua e l'out 2 è qua. Cioè, se io non ho uno schema di piedinatura non capirò mai come funziona. E non l'ho ancora capito, nel senso che... Ah, ok. E quindi alla fine un weekend non basta. Speravo che bastasse anche l'ESC e forse neanche l'ESC basta. Qua c'è lo sketch, se volete ne parliamo, se volete vedere in prova la camera di fermentazione molto volentieri, è di là, sembra un cestino, e un cestino con sopra un dissipatore grande così. E, ecco. Basta, finito.